questo spazio, che è uno spazio certamente molto bello, però non è uno spazio suddivisibile, diciamo, perché è una grande sala, richiedeva un'opera fatta appositamente. E quindi Ceroli, per questa mostra, quando gli fu proposta la mostra, decise di mettere pochissime opere storiche, ma soprattutto di costruire questo grande spazio appositamente, cioè realizzato proprio qui, e che ha intitolato Piazza d'Italia. Perché Piazza d'Italia? A parte queste due opere che sono del 2001, le talebane, due opere splendide in legno dipinto, e tutto quello che voi vedete, cioè questa mucchi di terre colorate, questa cenere che ricorda poi un po' tante cose, come vedete in certi casi è quasi argentata, in certi casi è più scura, questa idea di questa immensa piazza di colore e con le porte, una di blocchetti di tufo e l'altra invece di blocchetti di tufo e piombo, e le finestre che voi vedete con queste materie che vengono giù quasi panni stesi, e vuole proprio, lui ha voluto ricreare questo effetto di un'Italia fatta di colori, di un'Italia in fondo così c'è un'idea di felicità, di allegria in questo spazio, e quindi è venuto qui e ha fatto questo gioco incredibile di materie naturali, di proprio di terre colorate, questa scala che è un'idea anche un po' della salita, la scala è un tema spesso ripreso da Ceroli in modo sempre diverso, però è un tema che lui riprende varie volte, con queste tre figure di bambini che portano in mano i tre colori che poi sono il bianco, rosso e verde. Quindi questa idea di futuro, questa idea di un'Italia che è così, che è ricca di tutto e che quindi così esplode in questa materia continua di colori, di riferimenti, di effetti naturali e poi di anche proprio di una piazza, l'idea di una piazza.